Quanti, benvenuti e ben ritrovati al laboratorio di Gioconeria. Lara, prego, vieni con me. Sì, vengo anch'io per Gioconeria. Ottimo, questo è l'entusiasmo giusto per affrontare questo nostro secondo appuntamento di laboratorio di Gioconeria. Per chi si fosse perso la puntata precedente, abbiamo provato a costruire le palline con dei materiali casalinghi. Se non l'avete visto, vi siete persi il laboratorio, potete andarlo a ricercare nelle pagine, sulla pagina del comune di Volvera, così che in questi giorni vi potete allenare tranquillamente con le vostre palline. Okay. Oggi lavoreremo con altre palline da giocoliere, quelle che si comprano, che sono molto simili a quelle che abbiamo costruito la scorsa volta. La scorsa volta, oltre a costruire le palline, vi avevamo fatto vedere gli schemi fondamentali della giocoleria, giusto Lara? Sì! Molto bene. E erano schemi che vederli fare sembrano molto semplici, ma in realtà quando uno si mette lì e li prova, scopre che non sono così immediati. Lara, sono immediati? No. Effettivamente no. Quindi il laboratorio di questa sera sarà dedicato ad allenare le mani e il nostro corpo per poter finalmente, dopo un po' di allenamento, eseguire il classico movimento del giocoliere. Prima raccomandazione, le palline cadono, quindi non ci dobbiamo arrabbiare, quindi cadranno in continuazione. Per questo non è che non siamo capaci, è che non abbiamo ancora abbastanza ore di allenamento alle nostre spalle. Iniziamo. Lascerei da parte un momento le palline. Perché è vero che il giocoliere usa solamente le mani, ma in realtà tutto il suo corpo è impegnato nella giocoleria. Prima cosa, rilassare le spalle. Ecco, così non sono rilassati, ma Lara, è perfetto quello che stai facendo, perché vieni un po' più qua, no, così. Allora, proviamo a fare tutti come Lara, quindi ci mettiamo tutti quanti così, e poi di colpo ne facciamo cadere. Vado su, e ne facciamo cadere, ancora una volta, su. Quindi la posizione delle spalle è sempre bella, rilassata, in modo che le braccia si possano muovere, le mani si possano muovere. Le mani. Due. Le mani le possiamo riscaldare facendo lavate prima, e poi quello che soprattutto con i bimbi chiamiamo la posizione del budino, quindi sciogliere le mani, un po' come se le volessimo staccare dal nostro corpo. Anche i gomiti si possono poter muovere, cosa difficile che se siamo così sembriamo dei robottini. Invece la schiena bella dritta, okay. Chiudiamo, e le gambe sono parallele, quindi non nella classica posizione del bar, okay, ma parallele. Altro consiglio, le ginocchia. Le ginocchia sono non tutte dure, ma sganciate, leggermente piegate, che ci aiuteranno soprattutto quando dovremo inseguire le palline da tutte le parti. Dopodiché la posizione delle braccia, la posizione del cameriere che porta il vassoio, esatto, i gomiti non sono completamente attaccati al corpo, quindi non è questo, non sono in questa posizione, altrimenti il vassoio cadrebbe, ma sono in questa posizione. Creiamo più o meno un angolo di 90 gradi con il nostro braccio, e il nostro avambraccio è parallelo al suolo, molto bene. Dopodiché per scaldare un po' i gomiti possiamo semplicemente abbassare e alzare, abbassare e alzare, abbassare.
le nostre braccia quando andranno a lanciare la pallina. Mi raccomando, non devono andare troppo in su e non si devono fermare troppo in basso, altrimenti succederà questo. Se lancio la pallina troppo in su, la pallina cadrà indietro. Se lancio invece lasciando la pallina troppo presto, la pallina cadrà avanti. Noi vogliamo che la pallina vada in alto. Prego Lara, dimostrazione. Ok, la pallina va verso la S. Molto bene. Ok, abbiamo visto la nostra posizione del corpo, la posizione delle braccia, importantissime. A questo punto potete andare a prendere la vostra pallina. Ce l'avete ancora? O l'avete già persa nella cameretta o in giro per casa? Vabbè. Se non avete la pallina, potete arrotolare un calzino. Potete prendere un limone, un arancio, un mandarino, una pallina da tennis, qualsiasi oggetto un po' sferico che non si rompa, ovviamente, che non sia troppo duro e non rompa i lampadari e i vasi della mamma. Ok, avete la pallina? Spazio sicuro intorno a voi, oggetti, lampadari, divani, fratelli, più piccoli, più grandi, sorelle, tutti al sicuro, tutti al riparo. Prima lancio che impariamo, mettiamo la nostra posizione a vassoio, giriamo le mani e passeremo la pallina da una mano all'altra. Dovremo cercare di fare un bel lancetto, quindi non sarà un passaggio, ma è un lancio. Ricordatevi le spalle. Dopodiché proveremo a lanciare la pallina una volta davanti e una volta dietro. Anche dietro è un lancetto. A disegnare un cerchio attorno a noi. In un senso e nell'altro. Dopodiché scegliete il senso che vi viene più comodo e proveremo a spostare questo cerchio, questo satellite, in giù lungo le cosce, tenendo le braccia tese. Poi piegando le ginocchia proveremo ad andare attorno alle ginocchia e poi giù fino alle caviglie e torniamo su. Apriamo le gambe. Stesso gioco lo facciamo attorno alla gamba sinistra. Potete tenere le ginocchia piegate, se siete molto flessibili potete farlo anche con le ginocchia tese, con le gambe tese. Vado giù, torno su, ritorno attorno alla pancia e vado su dalla gamba. Sempre un lancetto.
importantissimi. Molto bene. Questo lancio 1 lo possiamo fare anche da per terra. Esempio, se ci sediamo per terra, possiamo chiudere le gambe e passare la pallina sotto alle ginocchia. Per renderlo più difficile, proviamo a non guardare la pallina. E il nostro satellite anche ad occhi chiusi. Ok. Lo possiamo fare anche sotto e sopra. Anche l'otto Lara si può fare stando seduti per terra. Si aprono le gambe. No, così come il cogliere, il pittore. Come si fa? La pallina viene portata sopra, la mano si infila sotto e fa cadere la pallina. Dopodiché si inverte il lancio. Anche al contrario, quindi lancetto. Immaginiamo di creare una montagna con le gambe e mettiamo la pallina sulla punta della montagna. Dopodiché la pallina scivolerà giù e dobbiamo provare a fermarla prima che arrivi a terra. Ci riprovo. Ok. Per renderlo più difficile, non parto già con le gambe così, ma provo a guardare il movimento della pallina e alzare i piedi solo all'ultimo momento. Posso farlo cambiando mano sinistra e mano destra. Posso giocare con i miei genitori, con chi avete in casa in questo momento, a farci passare la pallina sulla montagna. Ci siamo accorti di una cosa in questi giochini, ovvero che dobbiamo a un certo punto coordinare bene le due manine, la mano destra e la mano sinistra. Nella giocoleria regia, puoi abbassare un po' il volume? Nella giocoleria è fondamentale coordinare le due mani ed è la parte più difficile, perché tutti siamo abituati a fare sempre le stesse cose con una mano e ci dimentichiamo dell'altra. Ma l'altra non è che non è capace, semplicemente non l'abbiamo mai allenata. E quindi adesso facciamo qualche esercizio per coordinare tutte e due le mani insieme. Ci proviamo? Sì. Allora, proviamo. Partiamo da questo. Abbiamo visto il lancio 1, adesso faremo il lancio 2, che avevamo chiamato lancio a colonna, ok? Che è questo. Posizione. La pallina parte dalla mano sinistra, in questo caso, e riatterra sulla mano sinistra. Importante quando provate a fare questo esercizio che la mano rimanga sempre nella sua posizione parallela al suolo, quindi non sarà questo, ma è aspetta la pallina che ritorni in mano. Alleniamo questo lancio anche con l'altra mano, ma visto che siamo giocolieri, Lara, aggiungiamo lancio a colonna, lancio 1 che abbiamo appena imparato, e lo facciamo un po' di volte anche con l'altra mano. Se lo faccio 5 volte con una mano, lo faccio 5 o 10 con quella più debole. 100. E stop. Dicevamo, coordinare le due mani. Con la mano destra farete un lancio a colonna. Con la mano sinistra che è libera, proveremo a seguire la pallina che è nel cielo. Okay?
Nara, guarda, l'esercizio è questo, lancio la pallina e provo a seguire con l'altra mano la pallina. Importante è provare a stare alla stessa altezza della pallina. Quindi non questo, non questo, ma insieme. Se voglio posso anche provare a muovere la mano in fuori. Quindi lancio e porto la mano in fuori. Lancio e porto la mano in fuori. Lancio e porto la mano in fuori. Posso anche salutare. Stesso esercizio con l'altra mano. Seguo. Vado fuori. E saluto. Potete metterci anche un bel sorriso quando salutate. Abbiamo iniziato a fare due movimenti diversi con le due mani, con il lancio a colonna. Colonna. Adesso vedremo il lancio numero 3. Lancio 3 che chiameremo lancio a cascata, che è quello della giocoleria classica con le palline. Come funziona? La pallina parte dalla mano destra. Al posto che essere spinta dritta, semplicemente viene spinta in diagonale a disegnare una specie di X. Spingo in alto e la vado a riprendere con l'altra mano. Quindi il movimento semplicemente è carico, spingo portando la pallina davanti alla pancia e vado in alto. Ok? Spingo. Lancio 3, il classico lancio del giocoliere. Quindi siamo dei giocolieri? Siamo quasi dei giocolieri. Sì! Questo esercizio vi consiglio di farlo tantissime volte in modo che vi abituiate, detta più o meno così, a lanciare sempre alla stessa altezza e sempre sopra alla nostra mano. Ok? L'altezza ideale è un po' sopra la testa, quindi non serve lanciare troppo in alto, come non serve lanciare troppo in basso, dobbiamo poterla vedere. E stop! Oh, lancio 3 finalmente. Adesso diventa divertente. Perché? L'esercizio è questo. Dobbiamo di nuovo coordinare le due mani. Non piangere, Lara, sarò clemente. Funziona così. La mano sinistra o la mano destra, quella che preferite, lancia a cascata. La mano vuota, prima di prendere, fa un saluto e poi prende. Esempio. Saluto, prendo. Saluto, prendo. E provate a staccare i due movimenti. Lancio, saluto, prendo. Lancio. Al posto del saluto adesso proviamo a darci una pacca sul petto, quindi lancio, pacca sul petto e prendo, lancio, pacca sul petto e prendo. Una pacca sulla gamba, sulla coscia, lancio. Una pacca sul piede. Una pacca sulla spalla opposta. Molto bene. Bravissima Lara. Bravissima Lara.
siamo meritati un lancio e un applauso. Oh yes. Ricordatevi sempre, lancio da una mano e prendo con l'altra. Lancio e due applausi. E lancio e tre applausi. Tre. Ok, vi potete sbizzarrire adesso, quindi lancio un applauso davanti e un applauso dietro e poi prendo. Avanti, dietro, prendo. Attenzione! Si può fare, si può fare. Vai. Avanti, dietro, avanti, prendo. Dietro, avanti, dietro, prendo. Lancio, avanti, dietro, prendo. Ok. Prendo. Sì, sì. Ok, sì. Così, cosina, cosina. Yes! Avanti, dietro, prendo. Oppure può essere avanti, sotto la gamba e prendo. Avanti, sotto la gamba e prendo. Sì. Avanti, sotto la gamba e prendo. Gli applausi li potete fare dove preferite, potete inventarvi voi, dietro, davanti, dietro la testa, sotto le due gambe, due volte dietro. Potete giocare un po' a sperimentare con gli applausi. Ma perché ci siamo battuti le mani? Per scaldarle. Per scaldarle, sì. Perché siamo bravi, ma anche perché per imparare che cosa? Il movimento che dovrà fare l'altra mano quando dovrà lanciare la seconda pallina. Guardate, prima noi lanciavamo, battavamo e prendevamo, adesso con due palline sarà lancio e lancio. Ok? Questo è quello che, a cui serve questo esercizio. Ma prima di andare sulle due palline, vi propongo di mettere insieme i nostri tre lanci. Quindi funziona così il gioco. Lancio numero 3, a cascata. Ottimo. Lancio numero 1. Lancio numero 2 a colonna. Lancio numero 1, ritorno. Quindi riproviamo. Un po' di confusione. Lancio numero 3, cascata. Passa sull'altra mano. Dritta sulla stessa e ritorna indietro. Ok? Quindi 3. 1, colonna, ritorna, ancora una volta, 3, 1, colonna, ritorna, 3, 1, colonna, ritorna, l'ultimo, 3, 1, colonna, ritorna, bravissimo, bravissimo. Ora vediamo delle variazioni su questi lanci, che ognuno di questi lanci può avere delle variazioni. Quello che non cambia è la mano che lancia e quale mano deve prendere. Forse. Esempio, se io volessi lanciare la mia pallina sotto un braccio con un lancio 2, la colonna, cosa succede? Che la pallina parte dalla mano sinistra e torna sulla mano sinistra. Ok? Via, provate. Se io volessi usare un lancio 3 che va da una mano all'altra, sotto il braccio succede questo. Lancio e la pallina viene presa da questa mano. Dopodiché saremo obbligati a cambiare braccio e a rilanciare sull'altra mano. E l'esercizio diventa questo. Molto bene, ottimo. Altra variazione, voglio far passare la pallina sotto alla gamba. Si può fare con tutti i lanci. Un consiglio, se devo far passare la pallina sotto la gamba, tengo la schiena dritta, alzo la gamba sotto cui deve passare la pallina
leggermente aperta e non dritta davanti a me, così da facilitare il passaggio della mano, ok? Se devo fare un lancio da una mano all'altra, alzo, lancio e prendo, alzo, lancio e prendo, con l'idea sempre di lanciare verso l'alto. Se voglio usare il lancio a colonna, posso farlo anche sotto la gamba. Lancio e poi la riprendo con la stessa mano. Qual è il problema? Che poi la pallina rimane sempre sulla stessa mano. Quindi, con un fantastico lancio 1, vado ad allenarlo anche dall'altra parte. Ottimo, benissimo. Variazioni gamba braccio, alcune, poi si può far passare dietro alla schiena, sulla spalla, dietro alla testa, ma queste sono un po' più avanzate. Una cosa Lara che volevo ricordare era che tutti i lanci si possono fare in un senso o nell'altro. Senso. Puoi andare di qua, oppure puoi andare di là, oppure puoi andare di... Esempio. Diciamo un esempio che è più facile. Il nostro lancio a questo qua, con la pallina che superava il braccio, si può fare in questo senso, oppure si può fare in questo senso. Quindi... Ok, yes, yes. Anche sotto la gamba. Posso lanciare sotto la gamba e prendere, oppure posso lanciare e prendere sotto la gamba. Sì, ok. Yes. Molto bene. Quindi tutti gli esercizi che proveremo si possono fare in un senso e nell'altro. Siamo pronti per le due palline. Che colore preferisci, Lara? Io prendo quello di tutti i colori. Ottimo. È importante avere le palline di due colori diversi, aiuta soprattutto all'inizio, per distinguerle, perché sono tutte uguali, poi uno non capisce più niente. Invece due colori diversi ci aiuta. Allora, il primo esercizio che proviamo con due palline sono le colonne. Ok. Quindi semplicemente un lancio a colonna con una mano, quindi la rossa è sempre a sinistra, la blu è sempre a destra. E faremo lancio, lancio. All'inizio posso fermarmi tra un lancio e l'altro per cercare di lanciarle sempre dritte e alla stessa altezza, più o meno. Man mano che divento un po' più bravino con questo esercizio, posso velocizzare i lanci. Cosa vuol dire? Che inizierò a lanciare quando la pallina non è ancora tornata sulla mia mano. Non è mai un rimbalzo, non c'è mai questo, ma la pallina è sempre presa con la mano e rispedita in alto. Anche qui controllare le spalle, i gomiti. Perfetto. E stop. Questo tempo lo chiameremo alternato, va bene? Quindi si alterna una e poi l'altra. Se invece volessimo fare un tempo in sincronia con la giocoleria, capita spesso, vuol dire che le due palline vengono lanciate insieme. E quindi le spingo tutte e due insieme. Il gioco qual è? Cercare di mantenere il nostro quadrato. Due palline in colonna, è questo qua. Due palline in cascata. Cascano? Cascano. Anche. Due palline in cascata sono la pallina rossa che dalla mano sinistra va verso la mano destra
quando arriva nel punto più in alto, la pallina blu dalla mano destra va verso la mano sinistra a disegnare una X. Ci proviamo? Yes. Io in genere mi do un aiuto con un tempo. Ad esempio, lancio, lancio, prendo, prendo. Lancio, lancio, prendo, prendo. Quindi prende la prima che ha lanciato? No, vero? No, 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 io, no, no, tu non lancio, lancio, prendo, prendo, sempre destra, sinistra. No, 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 no. E lancio, lancio, se parto con la mano sinistra, prima prenderà la destra. Ah, ecco. Sono sempre divise, sì, sì, perché sennò poi si... cioccano. Quindi lancio, lancio, prendo, prendo. Ok. Perfetta. Allora, l'errore più comune è questo. Ve lo faccio vedere. Lancio, lancio, lancio. Non mi sto prendendo in giro. È che è proprio l'errore più comune, perché non ci viene naturale lanciare con tutte e due le mani. Quindi il consiglio del giocoliere è questo. Pensiamo a lanciare tutte e due le palline verso l'alto, così le faccio cadere. Ok, e riprovo. Lancio, lancio. Cosa succede? Nel frattempo stiamo allenando tutte e due le mani a lanciare e non pensiamo a prendere. Prego, prego. Ottimo, ottimo, ottimo. Pillola di saggezza del giocoliere. Ogni tanto non riusciamo a fare questi lanci perché siamo sempre concentrati sulla presa. Ma il saggio giocoliere dice: è più importante un buon lancio, così che la presa sarà sempre facile. Se io mi concentro a lanciare, lancio, lancio, più o meno le palline mi arrivano nella zona delle mani. Se ho già l'ansia di prendere, inizio a correre da tutte le parti e succede un pasticcio. Quindi non preoccupatevi delle cadute, provate a lanciare. Incrociato, prima una mano, poi l'altra. Proviamo? Lancio, lancio, prendo, prendo, ti piace? Sì, mi piace. O uno, due, prendo, prendo? No, lancio, lancio, prendo, prendo. O destra, sinistra, prendo, prendo? A me piace lancio, lancio. Tic, tac, prendo, prendo? No, lancio, lancio, prendo, prendo. Va bene, pronti? Lancio, lancio, prendo, prendo. Lancio, lancio, prendo, prendo. Lancio, lancio, prendo, prendo. Lancio, lancio, prendo, lancio, prendo. Ottimo! Consiglio per l'esercizio. Una volta partirò con la mano sinistra e una volta partirò con la mano destra. Ci proviamo? Sì. Vai, sinistra. Prendo, destra, sinistra, destra, sinistra e destra. Molto, molto, molto bene. Ok, abbiamo visto l'esercizio con due palline di con la cascata. C'è ancora un esercizio che mi piacerebbe farvi provare, che è due palline per imparare a fare lo shower, la doccia. Lo shower è un classico movimento anche lui della giocoleria, che è questo, fatto intero, in cui si fa proprio quello che dicevo di non fare prima, ovvero che tutte le palline partono da una mano. Però questo gioco, affinché funzioni, si può fare solo con tre palline, in modo che sia circolare e continui. E non è così facile come sembra nei cartoni animati. Quindi togliamo una pallina e per allenare lo shower metteremo insieme due lanci. 3 e 1. Allora, ripassiamo. 3 1. 3 1. 3 1. 3 1. Con due palline sarà questo. 3 1. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1.
anche qui, man mano che mi viene, posso aumentare la velocità e soprattutto cambiare il lato. Ehi, ciao! Ciao palline! Facciamo ancora una volta? 3, 1. Piccolo ripassino velocissimo. Due palline, abbiamo visto. Le colonne alternate e in sincronia. Ok. Abbiamo visto il lancio a cascata. E abbiamo visto lo shower. Molto bene. Ora proviamo a vedere come funziona la partenza delle tre palline. Perché cosa succede? Quando avremo tre palline in mano, e noi abbiamo solo due mani, quindi una per forza dovrà tenere due palline in una mano. Come si tengono? Una mano si mette qui e una pallina qua con il pollice, l'anulare e il mignolo, e con la punta del pollice e le altre due dita andiamo a prendere la seconda pallina. Ok? Clara, come va? Ci sono. Più o meno, chiudi bene qui. Perfetta. Nonostante sia una che fa solo discipline aeree, è bravissima questa assistente, eh? E non solo stretching a testa in giù, ma è anche una bellissima giocoliera. Ci stiamo lavorando. Abbiamo un sacco di tempo libero. Dicevo, ne avremo due in una mano e la regoletta vuole che si partirà sempre dalla mano che ne tiene due. Per questo adesso proveremo a fare qualche esercizio con due palline in una mano. La terza adesso la metto un po' da parte, ok? E faremo questo. Primo, lanceremo a colonna la prima pallina e proveremo a riprenderla tenendo l'altra pallina in mano. Per aiutare un po' le dita a imparare a prendere. Perfetto, anche qui immagino di spingere in alto la pallina che è sulla punta delle dita e l'altra rimane qua immobile, bloccata. Ottimo. Adesso al posto di lanciare in colonna lanceremo verso l'altra mano. Non vi preoccupate se cade, è tutto normale. Quindi riproviamo, Lara. Lancio. Perfetto. Dopodiché lancerò questa pallina qui e la andremo a prendere con le nostre tre ditina prensili. Ok. E ritorno indietro. Lancio uno. Lancio due. Ho una domanda. Sì. Quando devo prendere la seconda pallina? Quindi ho lanciato la prima. La seconda, dove arriva? Sulle dita o sul palmo? Sulle dita. Quindi la cosa più importante, Lara, è che io la prendo e inizio a stringere la pallina qua in modo che non mi scappi più. E la posso anche spostare un po' in modo che ho queste dita belle comode per andare a prendere la pallina. Ok? Perfetto. Questo esercizio anche lo proveremo un po', così da renderlo sicuro e comodo. Quando vediamo che questo esercizio ci viene bene, proveremo a velocizzarlo e a trasformarlo in un serpente. Ti piacciono i serpenti? Sì. Una delle poche persone a cui piacciono i serpenti. Conosco amici molto fobici per i serpenti. Comunque lo chiameremo il serpente, the snake. E il giochino è questo. Lanceremo le due palline in quest'ordine. Lancio. Quindi cosa succede? Che ci sarà un momento in cui la mano è vuota, quella che appena lanciate è vuota, prima che le palline siano arrivate alla seconda mano. Quindi guardate, lancio, vuoto, prendo. Lancio, vuoto, prendo. Lancio, vuoto, prendo. Ok? Lancio, vuoto, prendo. Questo è un esercizio che affinerà un po' la nostra velocità, i nostri tempi di reazione.
Lancio, prendo. Se funziona così, che riusciamo a lanciarle e fermarle, lo rendiamo un serpentone che continua a muoversi. In questo modo. Guardate, Lancio. Quindi la pallina rossa è sempre davanti e la pallina giallo-blu è sempre dietro. Ma questo è un po' difficile però, eh? Questo è un po' difficile, sì. Siamo quasi alla fine del laboratorio, arriviamo vicino agli esercizi più difficili della giornata. Ma... Lara, non è che sei in difficoltà, è che ci vogliono tante ore di pratica, di esercizio, quindi voi prendete, fate tesoro di tutti questi esercizi e allenatevi in queste 3 settimane che avete da passare a casa, far passare il tempo. Piano piano verranno, sempre di più. Occhio Lara. La giocoleria fa malissimo. Anche la giocoleria è pericolosa. Quindi dicevamo serpente. Ok, stop, va benissimo. Ok. Ma che serve questo serpente? Lo stavamo chiedendo tutti e tutte. Se lo stanno chiedendo tutti e tutte. Serve per far girare le 3 palline perché ci dà il tempo giusto di lancio delle palline, soprattutto delle palline che partiranno dalla stessa mano, ok? Quindi allenando con questo esercizio del serpente, quando proveremo a fare la cascata a 3 palline saremo già un po' più avanti. Ripassiamo la cascata a 3 palline, siamo arrivati al momento clou, 2 in una mano, una nell'altra. Giù le spalle, chiudere la bocca. È un difetto del giocoliere che ha sempre la bocca aperta. Proviamo a chiudere. Si parte dalla mano che ne tiene 2, con dei lanci a cascata, in cui si alternano lanci con destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ok, siamo pronti? Via! Lancio. Ottimo lancio. Vieni. Riproviamo, via. E 1. Continuare a giocare le palline, a giocolare le palline all'infinito, disegniamo appunto il disegno dell'infinito e ci permetterà di fare poi tantissimi altri bellissimi esercizi, varie variazioni che si impareranno pian piano con l'allenamento. Ok? Io vi saluto con questo esercizio. Lara vi saluta con questo esercizio, un grande applauso a Lara da casa per essere messa in gioco con la giocoleria. E riguardatevi i video, guardate tutti i video che sono passati su We Like Volvera in questi giorni, ce n'è per tutti i gusti. Ci vedremo alla prossima puntata. Buona serata a tutti quanti. Ciao!